Salvo Veneziano, dopo il Grande Fratello, che fine ha fatto? Salvo Veneziano, ex coinquilino della prima edizione del Grande Fratello, in un'intervista rivela che cosa gli è accaduto dopo aver partecipato a reality e come il successo gli abbia dato alla testa. Inoltre, spende belle parole per Cristina Plevani. L'effetto psicologico di persone che partecipano ai reality può essere davvero devastante. È il caso di Salvo Veneziano, uno dei partecipanti della primissima edizione del Grande Fratello, arrivato in finale con la vincitrice Cristina Plevani, aggiudicandosi un più che meritato secondo posto. Tuttavia, dopo la popolarità iniziale, Veneziano si è ritrovato a fare i conti con se stesso. Salvo Veneziano è caduto in una sorta di depressione post-reality, talmente alta la popolarità del periodo che non è riuscito a gestire i numerosi stimoli, col rischio di perdere l'unico punto di riferimento importante, qual è per lui la famiglia. Difatti, Veneziano ha dichiarato il suo malessere attraverso i media e ha detto: "Dopo il Grande Fratello mi sentivo il padrone del mondo. Mi davano 14 milioni di lire, circa 7.000 euro, solo per fare presenza, bere un drink, firmare autografi. Questo era il mio compenso per 2 ore di lavoro. Il denaro lo spendevo in modo stupido. Ricordo in particolare la volta in cui affittai un elicottero per 16 milioni di lire, solo per fare il giro di Roma con i miei amici. Nei primi 2 anni ho portato a casa almeno 3 miliardi di lire. Ma continuava a spendere da pazzi, avevo le mani bucate, fino a quando il successo piano piano è calato. È stata la figura di sua moglie che lo ha fatto fermare da questa giostra mirabolante senza fine. Un giorno Salvo, arrivando a casa, trovò un biglietto della sua signora con su scritto: "La popolarità ti sta distruggendo, addio." Il giovane veneziano alché decise di raggiungerla in Germania dai suoi genitori, convincendola che le cose sarebbero andate diversamente. E così fu. Difatti, con i soldi che gli sono rimasti dalle serate, ha deciso di aprire svariate pizzerie in tutta Italia, con l'attivo 17 locali. Al momento è felice, insieme alla sua adorata moglie, che sta per regalargli un altro figlio. Le dichiarazioni di Salvo Veneziano sulla vincitrice della prima edizione del Grande Fratello, Cristina Plevani. Cristina Plevani ora fa la cassiera. Questa sua scelta lavorativa ha scatenato molti commenti su Facebook, in cui molti la davano della fallita, solo per il fatto che non facesse più spettacolo. Veneziano ha avuto un moto di rabbia, postando sui social network un video di protesta per il trattamento riservato all'ex compagna del Grande Fratello. Queste le parole di Salvo, che sulle note di una canzone di Eros Ramazzotti ha detto: "Rimango senza parole per lo schifo che ho letto in questi commenti su Cristina. Uno non è più libero di fare ciò che vuole e chiunque può massacrarti?" Cristina ora fa la cassiera per una sua libera scelta, sta lavorando, è una persona che lavora da sempre. Gli sfigati sono quelli che criticano. Cristina Plevani avrà almeno 500.000 euro in banca e il fatto che lavori le dà ancora più dignità. Saranno fatti suoi sul perché abbia scelto di non fare più spettacolo? Magari si è solo rotta di farlo. Fortunatamente molti di noi hanno creato situazioni per cui stiamo bene. Il che fine ha fatto? Non ditelo più, pensate alla vostra vita. Se voi vinceste un enorme quantitativo di soldi, in che maniera lo spendereste? A voi commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.